Ciao, io sono Andrea Bertorelli e vi presento l'R3 della Korg. L'R3 è un synth con generazione sonora MMT derivata dal Radias a 8 voci di polifonia e tastiera 3 ottave. I suoni sono suddivisi in 14 banchi da 8 patches, 8 suoni ciascuno, più un banco denominato Form and Motion e un banco di suoni di vocoder. Per il banco vocoder possiamo utilizzare il microfono in dotazione, yeah, baby, oppure un altro microfono a piacere, possiamo collegarlo nella presa posteriore del pannello. Sul pannello posteriore, oltre all'uscita stereo e alla triade in-out-through MIDI, sono presenti due audio input con i quali posso processare con i filtri e gli effetti dell'R3 sorgenti audio esterne, come un lettore CD o anche un altro sintetizzatore volendo. La matrice di editing presenta un potenziometro page, questo, dedicato per navigare tra le pagine di editing dei suoni. Ognuna di queste pagine dispone di 4 parametri, i cui valori possono essere modificati in tempo reale dai 4 potenziometri. Ognuno dei 4 parametri editabili dispone di un proprio display alfanumerico che consente la visualizzazione del nome del parametro e del suo rispettivo valore numerico. Per esempio, con un suono di archi, io nella prima pagina ho impostato la funzione cutoff del filtro e quindi, muovendo il primo potenziometro, chiudo e apro il filtro di questo suono di archi. Sempre con lo stesso potenziometro e cambiando la pagina di editing, ho a disposizione la funzione transpose a passi di semitoni eccetera, 48 semitoni addirittura. In questo modo posso editare i suoni e salvarli successivamente premendo semplicemente tasto right e dando conferma. Sono presenti due effetti insert, uno con algoritmi di riverbero, l'altro con effetti di modulazione tipo chorus, flanger, eccetera, più uno master, equalizzatore e la funzione di arpeggiatore programmabile con 6 templates presettati, modificabili e salvabili dall'utente. Ovviamente sono sincronizzabili al tempo impostato, c'è proprio il potenziometro dedicato a questa funzione, oppure ricevuto da un MIDI clock esterno. Facciamo l'esempio: se noi selezioniamo un suono con l'arpeggiatore inserito, ecco, qui mi visualizza 100 bpm, così aumento la velocità e così diminuisco. Se io come editing del suono, per esempio, ho bisogno semplicemente di modificare la velocità, non faccio altro che selezionarla con questo potenziometro, dopodiché schiaccio right 2 volte e il mio suono viene salvato con la velocità di arpeggiatore che mi interessa per il pezzo che sto facendo. Come dicevo prima, i suoni sono divisi per famiglie da 8 patches ciascuno. E io posso selezionare le famiglie con questo potenziometro, mi si illumina il LED della famiglia selezionata, in questo caso Vintage Bass. Abbiamo il campione del glorioso MS-20 della Korg. Per esempio, questo è il suono che sto usando attualmente nel live di Mario Biondi. Ecco, il classico fischietto lead R&B.
Benissimo, vi saluto con una frase di vocoder.